Ehi là gente, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo tornati su Brawl Stars. Oramai ha fatto la sua apparizione all'interno del game BB da un paio di giorni, e in questo video andremo a racchiudere 5 delle migliori combo che secondo noi si possono fare con questo carissimo nuovo brawlerino. Ovvio è che come al solito il pollice in su è importantissimo per supportare il canale. Ragazzuoli, siamo in compagnia come al solito del buon Fede e del buon Nick. Fate un saluto ragazzi. Non so salutare. Non sai salutare, vabbè. Deve ancora imparare. Però ragazzi, capace di giocare a Brawl Stars ed è quello che ci interessa a noi. Allora, onde evitare casini, visto che sarà anche un po' parlato questo video, andiamo a giocare in amichevole, evitiamo subito i problemi. Ovvio ragazzi che come al solito potete farmi sapere qua sotto nei commenti se le cose che vi dirò già le sapevate, oppure se sapevate già tutto e ho saltato qualcosa io che magari non ho scoperto, fatemelo sapere qua sotto con un commento. Iniziamo subito con la curiosità, non è la curiosità, iniziamo subito con la combo numero 5. Allora ragazzi, andremo a giocare adesso in Siege. E noi dobbiamo fare proprio una cosa semplicissima, ovvero non giocare. Restiamo nella nostra area, ok? E lasciamo far ai nostri avversari i punti, ok? Perché dobbiamo simulare un push da parte dei nostri avversari. Infatti non so se lo sapete ragazzi, ma BB è in grado di pushare col suo primo colpo, sì, ma non solo i player normali, bensì anche i robot, incluso quello della modalità Siege. Altri robot ci sono? Quelli della Robo Rumble o quelli della Boss Fight. Vedo un po' lei, ci sono un sacco di robot. Ne abbiamo uno di livello 5 ragazzi, e vi faccio subito vedere appena arriva, ovviamente, che io lo posso ripushare via. Aspettate, aspetto che arrivi da una parte o dall'altra. Ok, boom, vedete che lo tiro proprio indietro, ma di brutta maniera. Adesso non ho caricato il colpo perché sono un pollo. Ok, ci do di nuovo e via, lo allontano proprio dalla cassaforte, raga. Cioè, e questa è tanta ma tanta roba, perché in combo con un Jin può trasportare questo robot veramente ma veramente lontano. Adesso vabbè, ci facciamo fare ancora un push. Vi faccio vedere che anche con l'aumentare del livello del robot, in teoria non dovrebbe cambiare questa cosa. Perché abbiamo messo questa combo al quinto posto? Per il semplice fatto che reputiamo che sia quella forse un pochettino meno utile, perché almeno che non ci siano gli avversari molto vicini al robot, quindi pushando il robot automaticamente gli avversari cominciano a prendersi loro le hit automaticamente, via. Ok, tipo adesso Jesse si è cominciato a prendere le hit. Poi dicevo, automaticamente ragazzi, bisogna tirare un colpo come avete visto, poi bisogna ricaricare completamente sia il colpo che la barra del fuoricampo, ripusharlo. Cioè, comunque sia il robot riuscirà ad avanzare. Ma passiamo adesso alla combo numero 4. Allora, questa qui è una curiosità molto specifica che noi ci sentiamo di consigliare prima di tutto in questa mappa. Poi si può fare... Cos'era? Vabbè Nick, va bene, non vogliamo sapere cosa stai facendo, stai tranquillo ragazzi, comunque era Nick, precisiamo la cosa. Dicevo che noi ci riserviamo di consigliare questa cosa prima di tutto in questa mappa, perché secondo noi ci sta proprio. Però bene o male si può fare ovunque, basta che ci siano due sponde abbastanza vicine, quindi due muretti, due cose fisiche, ok, dove può rimbalzare la ulti di BB. Infatti questa qua è l'unica combo che riguarda la sua ulti, non la sua possibilità di usare, di fare un push. Allora, come penso che appunto si possa intuire, tutto si basa sulle due sponde, quindi il far rimbalzare la sua ulti più volte. Non so se lo sapete, ma la ulti di BB è in grado di infliggere danni più volte sulla stessa cosa, ok? Con la stessa ult, cioè non è che dobbiamo per forza caricarci un'altra. Questa è la cosa molto molto carina. Adesso se riesco ad andare in push vi faccio vedere anche un attimino meglio. Ok, qua c'ho questo colt, lì c'ho altra gente. Ok, provo a passare da sotto. Ok, tipo adesso ho la via libera. Io cosa devo fare? Vengo da questa parte qui, tiro una pizza a colt, faccio così ragazzi. E come potete vedere adesso non era perfetta, perché ho fatto tutto molto di fretta, ma ha cominciato a rimbalzare a destra e a sinistra
e ha cominciato a infliggere danni come se non ci fosse un domani. Allora, ecco, adesso sono libero, raga. Se io mi piazzo bello dritto qua, guardate cosa succede. 1000, 1400, 1400, 1400, 1400, 1400. Cioè, raga, la demoliamo la cassaforte se riusciamo a fare una combo del genere. E questa è già una cosa più applicabile durante il game normale. Cosa più importante, se fai tutti questi danni mentre c'è anche un nemico, te ne carichi più di uno. Sì, questo è assolutamente vero. Se per caso un nemico si infila lì in mezzo, non è sicuro, ma è probabile che con tutte quelle hit ce ne carichiamo un'altra. Adesso non so bene quanto ci va. No, è sicuro. Passiamo ora, ragazzi, alla combo numero 3. Noi giocheremo in Brawl Ball in questo caso, ma sappiate che si può fare un po' in tutte le modalità dove, diciamo, c'è un target, ok? Quindi sulla Siege c'è la Ike come target, nella Haste c'è la cassaforte come target, in Brawl Ball c'è la porta come target, quindi c'è un obiettivo che i nemici devono raggiungere. Allora, questa combo probabilmente è quella che conoscerete di più, secondo me. Però non si poteva non mettere, perché è la cosa migliore che si può fare con Bibi, ovvero usare il suo push, usare il suo contraccolpo come difesa, cioè spingere via da questo target che vi dicevo prima gli avversari, quindi gli avversari con la palla, gli avversari che vogliono fare danno e insomma, aspettate che c'ho subito un bo lì. Io cosa faccio? Mi piazzo qua dietro, ok, quindi sono anche abbastanza coperto, mi parte il bocco, la palla, io li vado lì e gli tiro una bella pizza, ok? E lo spingo proprio via, ok? E questo ovviamente va bene per, ripeto, per tutte le modalità. Quindi adesso noi abbiamo preso la Brawl Ball per prenderne una, però si può fare anche in Haste, dove secondo me può funzionare molto bene quando magari ci avete un Bull sulla cassaforte o un El Primo sulla cassaforte, che quindi è in grado di colpire sia voi sia la cassaforte. Con questo colpo lo allontaniamo e quindi si può fare tanta ma tanta roba. Adesso tipo qua ci tiro di nuovo una bella pizza. Non avevo caricato il fuoricampo, ragazzi. Però ecco, anche in questo caso il fatto che il fuoricampo vada ricaricato, a differenza della combo numero 5, non è un problema, perché noi soprattutto in Brawl Ball in questo caso dovremo pushare via il nemico una volta, ok? E una volta che l'ho pushato via, tra l'altro, passo la palla là. Adesso non c'era nessuno. Però, insomma, io il pericolo l'ho, tra virgolette, sventato, ok? E quindi, insomma, BB is the new Purti. Tra l'altro, ragazzi, questa combo va a braccetto con la combo numero 1, che vedremo poi, appunto, alla fine. E che, secondo me, rende BB un brawler OP, ma veramente tanto OP, in Brawl Ball. Ad esempio, ecco, la combo numero 4 che abbiamo visto prima si può usare un casino in Brawl Ball quando gli avversari rientrano fino alla porta. Voi buttate il chewing gum nella porta, quella fa lì comincia a rimbalzare una roba esagerata, raga. Se loro non sono appena respawnati e vanno in porta, si prendono tante di quelle mazzate da morire. Ma passiamo adesso a medaglia d'argento, alla seconda combo. E qui, ragazzi, siamo in showdown, tutti contro tutti. Ovviamente Fedeco e Nick non dovete killarmi, anzi non potete killarmi, fatelo per il bene del video. In questo caso andremo a giocare in showdown, ragazzi. Ho già realizzato una clip in merito a questa combo che ho caricato sul mio Instagram. L'abbiamo fatta in live, tra l'altro, molto molto carina, andatevela a vedere se ve la siete persa, ragazzi. Allora, è una cosa che si può fare in qualsiasi momento della partita, però io consiglio di farlo verso la fine. Allora, tipo già con questo Barley si potrebbe fare, ma no, perché muore, ok? Quindi cerchiamo di giocarcela un attimo. E appena ci capita l'occasione vedo di farlo. Se no, ripeto, nelle fasi finali della showdown si riesce a fare molto, ma molto più facilmente. Va bene, allora, siamo rimasti giusto noi tre. Quindi, no, ma Fedeco dov'è? Fedeco morto! Fedeco è morto contro i bot. Va bene, Fede, complimenti. Complimenti, Fede. Allora, facciamo fuori sto coso. Anzi, sfrutto subito l'orso come per la combo. Guardate un po'. Tac. Orso nella tempesta, ragazzi. Cioè, con l'orso è proprio palese. È molto easy. Poi si può fare ovviamente anche con l'ombra di Taretta. Però soprattutto si può fare con i player, ragazzi. Basta cercare di beccarlo nella giusta posizione. Però qua il fatto è che proprio, ragazzi, man mano che si avanza con la showdown, quindi la tempesta si stringe, diventa
aiuto. Diventa sempre più facile buttare il player nella tempesta. Vabbè, molto brevemente. Facciamolo vedere così con uno di voi. Fate ridi un attimo. Toh, Fedeco. Sbam, Fedeco nella tempesta. E sembra una cavolata, raga, ma può tornare utile veramente in tante situazioni. E qua io veramente vi rimando alla clip che ho fatto su Instagram, perché è tanta ma tanta roba. Comunque passiamo adesso a quella che è sicuramente la combo migliore da fare con Bibby, che quando l'ho scoperta, ragazzi, ho detto: wow, Bibby è proprio un brawler per questa modalità. Te l'ho detto io. Me l'ha detto Nick, confermo, me l'ha detto Nick. Bravo Nick. Quindi combo numero 1, ragazzuoli, Bibby è un brawler da Brawl Ball, perché col suo contraccolpo è in grado non solo di spingere i nemici, ma di stunnare. Quindi, oltre a poterlo utilizzare in difesa come tra virgolette portiere per buttare via il nemico, voi lo potete usare per stunnarlo e prendervi il pallone. Ipotizziamo, io spingo qua, adesso puntualmente se l'è presa. Quante probabilità c'erano? Dicevo, ipotizziamo, io pusho il signore il primo. Aridaglie! Ma perché rispawna proprio mentre io faccio vedere sta cosa, quell'affare? Allora, riproviamoci. Aridaglie, devi morire! Dicevo, facciamo tac e facciamo tac, molto easy. Ovvio, questo può capitare sotto porta e sarebbe già una bella paraculata. Però può succedere in qualsiasi momento. Cioè, i nemici stanno facendo un push, voi con questa cosa pinzate quello giusto e riuscite magari a fare un contropiede completamente da soli. E chi segue le live questa cosa sicuramente l'ha vista e avrà appurato che funziona alla grande. Ovvio, ragazzi, che queste erano le combo secondo noi, ripeto. Questi video sono belli proprio perché sono anche un modo per confrontarsi con sicuramente molte più persone e quindi poter capire effettivamente se questa cosa è utile a qualcuno di voi, ci fa un sacco piacere, ma se qualcuno, ancora meglio, ha delle altre combo da consigliarci, ben venga che ce le immagazziniamo e poi sicuramente ne parleremo durante le stream. Quindi ragazzoli, per questo video siamo giunti al termine. Come al solito vi ringrazio per tutto il supporto che mi date sempre. Mi raccomando, in descrizione come al solito vi lascio il link per Instagram e per Twitch. Trovate anche Telegram e Discord, dove in questi giorni, vi ricordo, ci sono i nuovi avatar e la possibilità di scaricarli e utilizzarli un pochettino su tutti i social. Trovate anche il nuovo link da questo video in anteprima, ragazzi, per le magliettazze. È tutta stropicciata. Per le magliettazze, ragazzi, del team Mungere. Guardate che bello, il team Mungere finalmente ha un logo e abbiamo lanciato lo shop con le magliette. Ovviamente e adesso c'è questo design, ma ne arriveranno degli altri. E poi ovviamente un ringraziamento al team Mungere, al nostro Fedeco e al nostro Nick. Ragazzi, grazie anche oggi per l'aiuto. Un saluto a tutti, insomma, ci si becca. Ciao ragazzi!